Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come procede il isolamento? State tutti bene? Spero di sì. Oggi voglio introdurvi le stazioni robotiche, o meglio, i vantaggi dell'uso di queste stazioni rispetto a stazioni manuali. Partiamo subito col video. Una stazione totale è fondamentalmente uno strumento elettronico che misura e registra angoli e distanze. Quindi, qual è la differenza tra una stazione totale manuale e una stazione totale robotica? È molto semplice, una stazione manuale necessita di un utente che individua il target attraverso il telescopio e manualmente aggiusti la vite orizzontale e la vite verticale per allineare il mirino al bersaglio. Una stazione robotica, invece, è motorizzata, cioè significa che la posizione del telescopio può ruotare automaticamente e in più, utilizzando la mira automatica del bersaglio, lo strumento può autonomamente cercare, mirare e seguire un target riflettente. Immagina per esempio di fare un rilievo di questa strada, picchiettare qualche punto e misurare dei dettagli della facciata di questa casa. Con una stazione manuale avresti bisogno di una seconda persona che continuamente mira il target per misurare i punti, mentre usando una stazione robotica tutto questo avviene automaticamente, quindi vuol dire misurare i punti più velocemente ed essere più produttivi. Inoltre con una stazione robotica lo strumento può essere utilizzato da remoto, cioè da una sola persona, e quindi risparmiare sul costo di un secondo collaboratore. In più potremo avere il pieno controllo dei dati che raccogliamo. Quindi, ricapitolando, i vantaggi di questi strumenti sono veramente tanti. Più velocità nel trovare il target, più velocità nel mirare e misurare i punti. È monooperatore, quindi c'è la possibilità di utilizzare la stazione totale da remoto, solo una persona. L'utente avrà il pieno controllo dei dati che raccoglie e delle sue misurazioni. Una grande velocità nella scansione e nella misurazione di una griglia di punti. Spero che anche voi apprezziate i grandi vantaggi di questi strumenti. Comunque, se vi è piaciuto l'argomento, la prossima volta potremo parlare più approfonditamente delle caratteristiche che rendono questi vantaggi possibili. Quindi mi raccomando, se questo video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo. Ciao!